La Gelbison, protagonista di 3 successi consecutivi nella 15ª giornata, va a caccia del poker, ma sulla sua strada trova un altro derby. Questa volta per i rossoblù di Logardo c'è la sfida in trasferta sul campo della Sarnese, che al pari dei cilentani conta 22 punti in classifica. Un derby che si annuncia particolarmente entusiasmante. In settimana, in un clima sereno, il trainer di Rofrano ha preparato la sfida provando uomini e schemi, ma per la prima volta in questa stagione dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha battuto l'Arzanese. L'unica novità potrebbe esserci nella linea mediana, dove l'esperto Tricarico, finora sempre presente, potrebbe tirare il fiato per fare spazio a Manzillo. Per il resto confermati Santo Nicola e Bove. Nella linea arretrata, Gale e Consiglio sugli esterni, Cacace e Pastore al centro. In avanti il tridente composto da Capitan Sica, Marmoro e il bomber Variali. Allo Squitieri di Sarnia arbitra Civico Di Vasto. Intanto in questo girone arrivano notizie non confortanti da San Severo, dove è in atto una smobilitazione e domani a Taranto scenderà in campo la Juniores. Mentre dopo un momento di sbandamento sembra rientrata la crisi del Gallipoli, passata ad un'altra cordata. Nel girone I, l'Agropoli, ritornato a meno 7 dalla vetta, al Guariglia senza lo squalificato Napoli, riceve la Nuova Gioiese nel primo dei due turni casalinghi per riprendere il cammino. Rigoli non ha gradito la sconfitta di Rende e chiede ai suoi una prova di carattere e soprattutto nessuna distrazione. Al Guariglia dirige Catastini di Pisa. La Battipagliese, in attesa di altri innesti, affronta le insidie del derby con la temibile Nuova Frattese. È necessario fare il risultato per non essere nuovamente risucchiata nella parte bassa. Al Pastena arbitra Raciti di Acireale. In eccellenza girone B siamo già alla prima di ritorno e il Valdiano, dopo aver chiuso l'andata con una vittoria netta a spese della Palmese, si gode il quinto posto ed osserva il suo turno di riposo. Ritornerà in campo nella prossima giornata con il Faiano. In vetta resta il Gagnano, ma si avvicina alla Scafatese. In promozione penultima di andata, il Sassano di Cammarano, che con il mercato dicembrino ha operato una vera mini rivoluzione, cerca il terzo successo consecutivo ospitando a San Giovanni il Santa Maria Castellabate, che lo ha eliminato in Coppa Italia. Tra i tifosi c'è attesa per vedere all'opera i nuovi arrivati, tra cui il difensore centrale Capogrosso ex Picerno e il ritorno dell'attaccante Di Stefano.